Bentrovati negli studi di Obiettivo News. Sabato 8 e domenica 9 giugno si vota per le elezioni amministrative in diversi comuni, tra cui Rivarolo Canavese, e parliamo per capire come sta andando questa campagna elettorale, per conoscere qualche punto del programma, con Claudio Agnese della lista Rivarolo. Benvenuto. Grazie Magda. Candidato sindaco appunto della lista Rivarolo. Come sta andando questa campagna elettorale? Come la stai vivendo? Sta andando bene, sono 104 giorni a oggi da quando ho iniziato all'avventura. Ecco. Una scelta che sono contento di aver fatto, perché comunque vada, io ovviamente mi auguro che vada bene per me e per i miei ragazzi della lista, ragazzi un po' meno ragazzi anche, perché anche se il più vecchio sono io. Quindi posso permettermi di dire ragazzi, è stata una bella avventura, perché comunque adesso che siamo a 5-6 giorni dalla fine, no? In pratica, è uno spaccato di Rivarolo che da me vissuta da rivarolese da un sacco di tempo, quelli della mia età, perché non mi sono mai trasferito in alcun'altra parte, mi ha portato anche a conoscere degli aspetti di Rivarolo che si evidenziano in queste ore concordi degli appuntamenti, ma anche qualche volta anche un po' assurdi, qualche volta anche un po' incredibili. A volte trovi 50 persone, a volte ne trovi 3. Quindi è tutto un po' come essere dentro una giostra che va a velocità impazzita, di cui hai pochissimo controllo, tra l'altro. Però fai anche degli incontri interessanti e degli incontri che ti fanno pensare. E forse serve anche questo aspetto. Certo, perché di fatti state girando tutte le frazioni, state parlando con i rivarolesi, ci sono aperitivi per incontrare la gente, parlare di persona, quindi è bello impegnativo. Sì, beh, chiaro, l'aperitivo piuttosto che non il caffè sono gli argomenti fondamentali per cui riuscire poi a spiegare il tuo programma, riuscire a spiegare le tue cose. E magari è meglio se tu eviti sia l'uno che l'altro, perché altrimenti arrivi alla fine che non se sopravvivi, arrivi alla fine distrutto. Quindi bisogna stare un po' attenti. Però di fronte a magari un aperitivo vengono fuori anche delle idee interessanti, vengono fuori delle persone interessanti, degli ambienti interessanti. Io non conoscevo alcuni ambienti di Rivarolo, non sono ambienti del centro storico, piuttosto che non magari di bei posti di Rivarolo, non tutti sono i posti migliori di Rivarolo, è un bel bagno d'umiltà. E mi piace averlo fatto, comunque vado a finire, perché mi ha fatto comprendere e conoscere alcuni aspetti di Rivarolo che forse perché, non per cattiveria piuttosto che non superficialità, ma perché non è mai capitato di approfondire. E invece in questo caso ho avuto modo e sono molto contento. Come si può definire questa campagna elettorale, rispetto agli altri candidati, alle liste concorrenti? Cioè, è animata, è pacata? Allora, io trovo che è all'insegna del fair play, nel senso che adesso manca poco, siamo andati avanti così fino ad ora e non credo che cambierà negli ultimi 5-6 giorni. Sia Helen che Martino sono i migliori contender che uno può aspettarsi, perché stiamo facendo una giusta battaglia, ma una battaglia seria, ma assolutamente non con una cattiveria che ho visto in alcuni altri ambiti, e quindi questo vuol dire che tutti e tre vogliamo bene la città. Questo è importante. Questo per me è fondamentale, perché comunque vada sarà un bellissimo ricordo. Quindi, in ogni caso, se sarà un ricordo che poi da sindaco per 5 anni dirò: mamma mia, chi me l'ha fatto fare? Oppure sarà un ricordo da dire: che bello, è stata una bella campagna elettorale e la consiglio, ecco, a tutti, perché è una bella esperienza. Bene, ottimo, è una bella cosa. Spostiamoci adesso sul programma, che poi è la cosa che interessa ai cittadini, ai rivarolesi. Partirei dalle manutenzioni, che è la cosa che alla fine interessa di più a qualsiasi rivarolese. Al di là delle grandi opere, però si aspetta comunque le manutenzioni, l'ordinario è la cosa più importante Ma per la infatti gente. io sono partito quando abbiamo fatto il programma, la prima volta che ci siamo incontrati il programma non c'era ancora, eravamo lì che Certo, infatti. scrivevamo, stavamo mettendo, poi io non sono uscito dal palazzo, sono diciamo veramente un
una persona ha detto Agnese è arrivato da un altro pianeta, no? Ma io sono contento di essere arrivato da un altro pianeta, anche perché magari posso provare a dare delle soluzioni di un altro pianeta, no? Quindi potrebbero essere diverse da quelle che magari ci si aspetta. Questo chiaramente è un aspetto interessante. Nel mio programma il primo punto sono le manutenzioni. Di solito nei programmi il primo punto sono le grandi opere, faremo questo, faremo quello, faremo quell'altro. Io credo che noi faremo buone cose, visto che proprio nella squadra, al di là del sottoscritto, ma ci sono anche le competenze per non solo realizzare o seguire la realizzazione, ma anche immaginare come realizzarne i finanziamenti, come realizzare a un certo punto l'approccio anche precedente all'opera stessa. Per me, che ho seguito tantissime opere pubbliche nel periodo olimpico, ma anche per altri della squadra che da quel punto di vista sono molto 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 preparati. Chiaro che mettere in manutenzione al primo punto vuol dire a un certo punto dire ma non faranno niente di nuovo, no, però le cose nuove in un paese come una città come Rivarolo, che però resta con il concetto di paese, certo, quindi dove ci si conosce tutti, dove tutti sanno quali sono i problemi, è inutile immaginarsi problemi di altissimo livello quando poi sono quelli delle buche, delle strade. Sono andato in tutte le frazioni, ieri sera Argentera c'era tanta gente, sono stato molto contento, tante domande, e poi devo dire pochissime domande cattive. Cioè la domanda cattiva non è la domanda difficile, la domanda cattiva è quella fatta apposta per metterti in imbarazzo. Certo, certo. Io non ho ricevuto domande cattive, ma perché? Non lo so, io come dico, non potevo anche essere messo in imbarazzo su certe cose che sono successe nel passato che non fanno parte delle mie competenze, perché sono veramente arrivato dal nuovo e ho imparato già e tante altre cose saranno applicate, molte altre saranno competenze pregresse che verranno applicate magari sulla città di Rivarolo. Però quello non l'ho trovato, quindi il fair play proprio dei rapporti con gli altri candidati, questo modo civilissimo di trovarsi con la cittadinanza, ha fatto sì che per me fino adesso è veramente un'esperienza ottima. Poi manca ancora qualche giorno, ma non credo che succeda alla fine del mondo in questi 4-5 giorni, certo. Ecco. Un po' di fatica, quella sì. Una cosa particolare del vostro programma è che non c'è la sezione commercio. Non c'è la sezione commercio perché... Sì, ma c'è un motivo ovviamente. Certo, sì, perché Rivarolo è commercio. Cioè, Rivarolo è sinonimo di commercio. Vengono clienti ai negozi e agli esercizi di Rivarolo da Ivrea piuttosto che da altre città più grandi e anche normalmente per il passato più blasonate, se vogliamo, vuol dire che l'aspetto del commercio è quello che funziona a Rivarolo. Quindi se funziona vuol dire che tutto il resto, dalla manutenzione ai trasporti, alle opere pubbliche, a qualunque cosa, gravita in funzione della realizzazione commerciale della città, perché è quella che ci porta avanti. È vero, ci sono ancora un paio di aziende di un certo peso, anche belle perché non sono enormi ma sono importanti. Certo. Ovviamente non ne facciamo i nomi ma sappiamo quali sono. Sono delle belle realtà ben radicate sul territorio, ma non grandissime. E non credo che nel futuro possiamo immaginare di radicarsi di nuove realtà industriali. Quindi potrà essere uno sviluppo utile delle parti degradate, magari della città, penso all'area Salpe piuttosto che all'area Valle Susa, che vengano integrate con delle operazioni, sono aree private comunque, sì, quindi il comune sarà destinato a dare un indirizzo sicuramente, anche certo. A un certo punto anche indirizzare lo sviluppo di quelle aree, ma non certamente nel settore dell'industria, quella con la I maiuscola, ma piuttosto per esempio con tante realtà artigianali, magari piccoline, magari non molto grandi, dei sistemi di messa insieme di giovani che magari si occuperanno di artigianato, io immagino di sì, perché comunque è un settore che con il food oggi è quello che funziona ancora certo. bene. Quindi credo che bisognerà spingere in quella direzione e aiutarli. Questo potrebbe aiutare sì il commercio ma anche l'occupazione.
Sì, stiamo sempre parlando non di grandi numeri, certo. Perché io Beh. Vorrei avere la ricetta dell'occupazione di grandi numeri, ma è difficile, certo. Chiaramente non mi piace illudere la gente. Mm-hmm. Certamente uno può fare il meglio che sa e che può e che riesce a fare, ma ci sono degli spazi naturalmente, certo. per incentivare questo tipo di occupazione. Ci vuole molta parte anche nella preparazione, quindi nella parte, diciamo, scolastico professionale, uh-huh. quindi che prepara esattamente chi serve, cioè a un certo punto sì. dei giovani che siano in grado di essere abbastanza elastici ma abbastanza competenti per riuscire certo. a non immaginare tutti la stessa cosa, ma sì. alternare anche diverse esperienze. Saltando alla scuola, visto che hai parlato di formazione, c'è la Gibellini Vallauri che non è ultimata, c'è le scuole medie, la struttura delle scuole medie Guzzano che hanno, sono ormai vecchie e hanno necessità di una strutturazione. Quali sono le vostre intenzioni a riguardo? Ma allora, l'area dell'edilizia scolastica anche lì non ha un colore politico, piuttosto che certo, non una realtà di una lista sceglie una cosa, l'altra lista ne sceglie un'altra. Cioè, il destino finale è che una parte di quella scuola doveva essere demolita, sarà demolita, verrà ricostruita una parte nuova, verrà costruita, sono andato a vedere, c'è una grossa necessità di creare degli spazi coperti dove arrivano i bambini, dove salgono, scendono, soprattutto certo. per la parte della primaria. E poi c'è ancora tutto un pezzo da finire. Sì. Io pensavo fossero finite, ecco qui rientra l'Agnese che arriva da un altro pianeta, cioè io credevo fosse finita la scuola, invece tutto l'ultimo pezzo è da finire, quindi assolutamente bisogna completarla prima di tutto, certo. Demolire ciò che c'è da demolire, anche perché queste strutture vengono sovrautilizzate, quindi bisogna evidentemente avere la possibilità di ricambiare, la possibilità di renderle nuove, perché non è possibile tamponare tante volte, quindi costruire queste parti nuove, ma ancora mancanti, rifinirle e anche a un certo punto buttare via quello che serve. Ecco. Certo. Collegandomi ai giovani, vado per analogie, quindi scuola, giovani, strutture, salone polivalenti e non solo giovani, teatro, perché comunque un vostro cavallo di battaglia, esatto, è quello di recuperare sì. il famoso teatro, riprenderselo. Allora, per motivi che Valle Susa lo conosco, ho modo di frequentarlo perché alcune opere che là ci sono, il vecchio museo che avevamo attuato, adesso che poi è rientrato nella proprietà di Unicredit naturalmente, mi ha permesso di capire come funziona quell'area. È un'area con delle potenzialità enormi, perché siamo in centro città, un'area tranquilla, un'area non mal frequentata pur essendo completamente buia. Bisogna assolutamente recuperare quell'area. Recuperarla, ma non nel senso di aggiustare, di costruire, no, proprio restituirla alla città. Perché quello è un pezzo di città che è fondamentale, cioè è il centro. Una volta era esterna alla città, adesso è in centro alla città. Quindi qualunque cosa si faccia devono essere delle attività, prima di tutto, compatibili con la residenzialità che c'è intorno, perché questo è fondamentale. E poi soprattutto restituirla ai giovani. Allora il teatro, è vero, il teatro è per tutte le età, sì, nel senso che ci sarà, io sono andato a vedere, c'è una locandina del 2012 con un soprano e un pianoforte che penso sia stato uno degli ultimi spettacoli, è ancora lì attaccato al vetro dalla parte ecco, mi mette tristezza. Avere un teatro non utilizzato, bisogna trovare ogni soluzione per poterlo riavere e riutilizzare. Certo. Certamente si fa prima a utilizzare una cosa già esistente, pur negli anni superata, perché sicuramente lo sarà. Sì, che magari avrà necessità di migliorie. Certo. Sì, però sicuramente, di messa in sicurezza, poi tutto sarà piuttosto, non credo degradato, perché degradato direi di no. Però bisogna riprenderlo in mano decisamente. Questa sarà mia cura, una delle cose a cui tengo particolarmente. In quell'ambito mi viene da pensare un po' le esperienze che magari uno ha fatto. Va in una città francese, qualunque città, una cittadina magari piccolissima, trovi nella piazza piuttosto che nel giardino pubblico,
trovi una specie di gazebo, può essere più grande, meno grande, più carino, uh-huh. meno carino, a disposizione, no? Dove chiunque va lì, suona, canta, parla, fa il comizio, fa la qualunque. È bello questo, ma perché? Perché non lega direttamente chi ha voglia di fare qualcosa di suo, no? Uh-huh. O con i suoi amici, con il suo gruppo, non lo lega alla percezione che deve chiedere permesso a, no? È mia, è la mia città, quindi io vado in quel posto lì, suono, e chi ha voglia di venirmi a sentire, mi viene a sentire. Mi vedo certo. questo bel gazebo all'interno del Parco Magra, no? Dove possa attirare a un certo punto l'interesse di giovani, e perché no, anche di meno giovani, è mica obbligatorio che suonino solo i giovani, per esempio, certo, no? Certo. O di qualunque altra attività compatibile, ovviamente, con la realtà. E poi facendo il teatro, rifacendo il teatro, ricostruendo il teatro, gli spazi ci sono, creare una piccola area, piccola, insomma, di dimensioni idonee, certamente non grande, possiamo chiamarla sala prove? Forse mm-hmm. sì. Cioè, mi rivolgo sempre alla musica perché vedo che comunque è una cosa che è realizzabile facilmente. Se uno si mettesse a pensare a una pista di go-kart, chiaramente è un po' più complicato da un punto di vista logistico. Ma per la musica si possono fare delle cose che sono magari piccole, ma servono tantissimo. Ci sono dei ragazzi che vicino al nostro magazzino che suonano. Di giorno è l'officinetta del papà, dello zio, non so bene neanche di che parente, no? Alla sera vengono a suonare lì al Valle Susa, per cui nonostante sia questo luogo un po' isolato, anche tutto sommato, anche se in centro della città, ma oggi è comunque buio, quindi, però sentire la musica, sentire i giovani che vanno e vengono, eccetera, a me riempie di energia. Certo. E poi un altro, sempre ricollegandomi, un altro argomento importante è la sicurezza, perché proprio parlando di questi ragazzi avevi accennato comunque che avevano subito, purtroppo subito un furto quindi... Oltretutto lì si collega al concetto veramente di sicurezza. Allora, le telecamere, in quell'area sì. ci sono tantissime telecamere, uh-huh. perché tutte le persone che hanno lì una piccola attività, piccola o meno piccola, ovviamente si è autoprotetta. Certo. Quindi le riprese delle telecamere ci sono state, si vede che qualcuno è passato da lì, però ci va poi l'intervento. Sì. Se non c'è l'intervento, e lì mi riallaccio alla grande professionalità che hanno magari le forze dell'ordine, piuttosto che non anche la polizia locale. Si chiama polizia locale, non si chiamano più vigili urbani, si chiama polizia locale. Certo. Ci sono dei giovani. E dei giovani che sono adatti e competenti a fare il servizio di polizia. E questo, secondo me, è una cosa utile e molto interessante. Primo, perché le forze dell'ordine rispondono a delle loro logiche assolutamente condivisibili nella totale parte dei casi. Ma la polizia locale è nostra, sono i nostri giovani che vanno a aiutare i nostri cittadini. Quindi è fondamentale e andrà migliorata nella sua professionalità, che peraltro è già molto alta. Certo, sì, senza dubbio. E se non sbaglio, nel punto del programma c'è appunto una parte che riguarda la macchina amministrativa e quindi gli uffici, anche la polizia locale. La macchina amministrativa, adesso una delle, qui all'inizio della nostra chiacchierata iniziale, parecchi giorni fa, era sicuramente mia intenzione di cercare anche di capire come erano le situazioni, certo. quali erano le esigenze delle persone. Le esigenze delle persone mi hanno tutti quanti richiesti due cose fondamentali. Uh-huh. Una maggiore apertura verso il pubblico. Questa apertura verso il pubblico io credo che non dipenda dalla inefficienza, ma da una diversa organizzazione, quindi questa degli uffici comunali, sì. delle strutture. Siccome io trovo che siano già estremamente valide da un punto di vista di personale, di contenuti, eccetera. Poi andranno migliorate delle cose, adesso io non sono dentro, come ripeto, al problema reale, ma lo vedo dall'altra parte. Quindi questa richiesta io credo che, se non risolta nel migliore dei modi, nel migliore dei modi possibili, ma sicuramente risolta con un miglioramento per il servizio cittadino. Questa era la prima cosa. La seconda parte della domanda, se non ricordo male, era sulla... cos'era? No, era sulla macchina amministrativa, quindi gli uffici comunali l'efficienza degli uffici comunali e l'efficienza della polizia. Infrazione, per esempio,
tutti mi chiedono un maggior passaggio, certo, una maggior presenza, perché comunque una divisa rende anche una forma di deterrenza che serve, io credo. Sì. Perché poi alla fine non abbiamo la grande delinquenza, abbiamo la piccolissima delinquenza, che a volte basta veramente un passaggio in più, magari non usuale, magari un po' random. E quello può darsi che crei anche un miglioramento della situazione. Certo. È un programma ricchissimo. Quale altro punto vorresti sviluppare, raccontarci? Non so, le associazioni e le sedi, piuttosto che gli eventi e la cultura, piuttosto che l'assistenza sociale, dimmi tutto. Per deformazione personale, chiaramente il discorso della cultura e degli eventi mi è vicino anche dal punto di vista dell'interesse personale. Io trovo che Rivarolo è sempre stata una città molto, molto, molto ricca di eventi, ha sempre attirato, certo, fa piacere che la gente venga da Ivrea magari per comprare in un negozio di Rivarolo, ma mi fa altrettanto piacere che venga da Ivrea magari per un evento che ha luogo a Rivarolo. Siccome abbiamo delle sedi anche estremamente valide da quel punto di vista, dal parco al castello, quella che sarà Villa Valero, adesso è momentaneamente fuori gioco, ma per miglioramento, quindi non vedo che possibilità di reintegro in tempi ragionevoli. Quindi le sedi le abbiamo. Molto spesso viene, io trovo almeno, che ultimamente è stato dato un po' spazio all'improvvisazione, cioè non un percorso, ma una pur attiva scelta di eventi di volta in volta. Invece credo che proprio perché abbiamo molti spazi e abbiamo anche molta competenza nelle associazioni di Rivarolo che si dedicano a queste cose, bisogna creare, secondo me, una realtà magari staccata dalla realtà comunale vera e propria, no? Dagli assessorati piuttosto che non, sì, dal sistema proprio comunale di funzionari e di attività amministrativa diretta. Quindi magari io dico una fondazione, ma si lasci lo spazio di dire, non so se il ruolo giusto sarà una fondazione, un'associazione o quant'altro, no? Una cosa, però il concetto di una realtà, da un lato indipendente, ma comunale, nel senso che abbia una grossa partecipazione comunale, ma anche una partecipazione di chi organizza questi eventi, certo, che ha magari l'elasticità di scegliere delle cose che, con l'appoggio della realtà comunale, quindi del fatto di essere una realtà interna, ma ha quella sufficiente elasticità per andarla a cercare e quindi anche realizzare. Mi viene in mente tanto tempo fa che c'era un consiglio di biblioteca, no? Io l'ho vissuto perché comunque c'era un elemento della maggioranza, un elemento della minoranza, dei lettori, Allora, era una cosa che funzionava benissimo, anche perché era molto bravo a farlo funzionare il funzionario che ne aveva responsabilità, ma funzionava. Poi, non so, è sparito, non credo che esista più da parecchi anni. No, penso. Ecco, non è che voglio rifare quello, perché probabilmente sarebbe fuori tempo e se è sparito un motivo ci sarà. Certo. Però credo che il modo di pensare sia quello giusto. Cioè, quindi l'elemento del funzionario, l'elemento dell'amministratore e l'elemento dell'associazione, sì, messi insieme possono fare delle cose. E si possono fare diversi eventi. Certo, diversi eventi, ovvio. Per quanto riguarda le associazioni, penso che la nuova amministrazione, chiunque essa sia, dovrà affrontare il problema delle sedi associative. Sì, tutti vogliono la loro sede, tutti la vogliono dalle 7 alle 9 di sera, la cosa non è semplice per nessuno. È un argomento discusso. È un argomento che veramente è complicato, naturalmente. Mm-hmm. Ci sono associazioni che ha bisogno, oltretutto, oltre che della sede, anche di depositi. Certo. Forse bisognerà andare verso una scelta di spaccare questa doppia realtà. Cioè, da un lato la forma associativa vera e propria dove ti trovi per discutere, per decidere, per fare, dall'altro lato il deposito di ciò che ti serve per fare la tua attività. Mm-hmm. Forse è l'unica strada. So che alcuni comuni per riuscire a trovare, sì, perché è impossibile pensare ogni associazione la sua sede, procurata oltretutto da,
dalla realtà comunale. Non ne vedo neanche, prima economicamente, no, ma poi economicamente diventa una roba veramente difficile. Però bisogna variare, valutare la differenza tra le associazioni, perché sono tante e tanto diverse tra loro. Penso alla protezione civile, a queste cose, che hanno già tra l'altro delle sedi, e hanno delle sedi, ma anche perché hanno bisogno di un'operatività. Certo. E l'operatività gli serve quando c'è un problema, non quando non c'è. Infatti. Quindi bisogna separare, cioè veramente fare una roba fatta su misura, fare una scelta fatta su misura. L'associazione che fa determinate attività deve fare in un certo modo, deve poterle fare in un certo modo. L'associazione che ha magari più un aspetto culturale piuttosto che non ricreativo deve poterle fare altrettanto, ma in un altro modo. Certo. E il tempo scorre velocissimo, siamo quasi al termine. Vuoi aggiungere qualcosa? Altrimenti ti invito all'appello al voto. L'appello al voto è sempre la mia parte meno brillante, perché dico, ma perché mi devono votare? Cioè, perché non esco dal palazzo? Perché vengo da un altro pianeta. Allora, visto che mi hanno detto che vengo da un altro pianeta, allora votate questo alieno che arriva da un altro pianeta, ha fatto tante esperienze, magari di quelle tante esperienze riesce a portare qualcosa a Rivarolo. Soprattutto però andate a votare. Quella è la cosa fondamentale. Sì, non ho la percezione del voto dei giovani, perché, ma deve esserci, cioè andate a votare, votate chi volete, ma andate a votare. È importante, è un diritto, sì. Poi si è un voterà non dovere. Solo per le elezioni amministrative, ma anche per le europee, le regionali. Quindi... È chiaro che l'Europa è lontana e è percepita anche in maniera lontana, però è lì che decidono poi per noi, se il tappo della bottiglia si stacca o non si stacca, lo decidono in Europa. Esatto. Sembra una stupidata, però è così. Rivarolo e i comuni non sono lontani dal... Grazie Magda. Grazie a te. Grazie a te Claudio. Quindi mi raccomando, seguite il consiglio di Claudinese e andate a votare. E continuate a seguire BTV News.